Pelloni, che io aspettavo da tanto tempo, anzi forse gli aquilani lo aspettavano da tanto tempo. Al mister ho detto, per minutaggio e per esecuzione tecnica, questo è il gol che sognavi? Sì, certo, sì. Era bello sbloccarsi così, poi pure in casa, quindi contento, però ancora manca, dobbiamo continuare. Quanto è stato pesante in queste settimane continuare ad allenarsi, perché per voi il gol è vita? No, la verità non è stato pesante perché il gruppo, la squadra, il mister e tutti mi hanno aiutato sempre, mi hanno accompagnato, mi hanno detto tu devi fare la prestazione, io aiuto la squadra e poi il gol arriva di conseguenza e hanno ragione. Quindi grazie a loro pure sono stato bene, pure grazie a loro questo gol. Lì davanti a livello tecnico hai due assistenze clamorose, Banegas e Giampaolo, uno col mancino, l'altro col destro. Quanto ti aiuta sotto questo punto di vista, perché viaggiano palloni interessanti in area? Tanto, loro non hanno bisogno di presentazione, sono grandi giocatori e poi io imparo tanto da loro perché loro hanno più esperienza di me e per me è troppo bello giocare insieme a loro e pure a tutti i miei altri compagni che sono di una alta qualità. L'anno scorso, proprio lì davanti, c'era un altro giocatore della tua stessa nazionalità, un argentino, parlo di Galesio. Ecco, speri di fare qualcosa di più sotto l'aspetto numerico, sotto l'aspetto delle marcature per l'Aquila? Vabbè, no, al di là di Galesio, no, sempre per me stesso, sempre voglio fare il meglio per aiutare la squadra. E facendo gol l'aiuto, quindi quello ovviamente è quello che aspetto, è quello per quello che mi alleno e mi alleno pure per fare bene e aiutare la squadra, che è quella la cosa più importante.